Ciao a tutti, questo qui è un subwoofer di un impianto home theater dell'IKEA che ho comprato un po' di anni fa. Vi devo dire sinceramente che non sono stato molto soddisfatto dall'home theater offerto dall'IKEA, ma ci sta perché del resto costa poco. E questo subwoofer che ha amplificatore interno e il collegamento è Bluetooth, ha smesso a un certo punto di funzionare e non c'è stato niente da fare, non c'è verso, non si mette in moto. Ora mi è venuta l'idea di trasformarlo in un diffusore, togliendo dal suo interno l'altoparlante, il subwoofer appunto, e sostituirlo con questo che è un altoparlante da auto. Sono quelli che si mettono nelle portiere, quindi necessitano di un volume molto ridotto. Questo altoparlante ha una capacità di... La marca è Steelmate. Non lo so, Steelmate. Boh. Come si fa a canale di La marca di questo altoparlante è Steelmate. E devo dire che suona veramente tanto, l'ho sentito in un'altra situazione, questo me l'ha regalato sempre il mio amico Salvatore Nuccio, lui l'ha installato sotto il forno, nel muro addirittura, e suona veramente tanto, quindi potrebbe essere un'idea per farne poi una cassa da utilizzare per mio figlio. Questo è un altoparlante subwoofer, anche questo suona un bel po', è in configurazione bass reflex ed ecco qui il buco del bass reflex. Questo buco poi io penso di riutilizzarlo in altro modo, devo ancora comunque sia ragionare bene su come procedere. Praticamente la cosa dovrebbe essere quella, guardate, la fortuna, è della stessa identica dimensione, quindi mi basta semplicemente togliere questo e mettere quest'altro. Questo però deve lavorare in sospensione pneumatica, quindi dovrò chiudere il bus reflex e potrei utilizzare il bus reflex per metterci i connettori dell'altoparlante. All'interno, amplificatore, tutto quello che c'è qui dentro dovrebbe sparire. Oppure l'altra opzione è che sostituisco l'amplificatore interno con un altro nuovo. Perché sostituirlo? Perché questa cassa io già l'ho aperta in passato e mi sono reso conto di quello che c'è dentro e ho visto che l'amplificatore non è riutilizzabile, cioè ha una configurazione a me ignota e quindi potrà servire giusto per ricavarne dei pezzi, insomma, via. Nient'altro. Ne era rimasta una. Ecco qua. Ecco qui. Ecco l'interno in tutta la sua bellezza. Questo è praticamente il gruppo amplificatore e alimentatore, alimentatore switching, amplificatore e relativo ricevitore Bluetooth. E del ricevitore Bluetooth vedete, abbiamo anche l'antenna appoggiata qui da questa parte. Qui troviamo il
tubo di cartone del bus reflex che andrà rimosso. Io adesso toglierò, ecco qui c'è il cavo che va all'interruttore che sta su questo fianco della cassa, e in basso ecco qui c'è la spina della presa di corrente, e io adesso andrò a rimuovere tutta questa roba qui e a pulire il tutto. Volevo provare la strada di recuperare questa scheda saltando il wifi, che è questa parte qua, questa antenna, questa qui è l'antennina, e portare il segnale audio qui in maniera tale da utilizzare questo amplificatore direttamente per pilotare l'altoparlante che ho messo, ma ho paura che sia una strada ardua, perché questo è controllato da un microprocessore, quindi sicuramente prima di far funzionare il tutto farà tutte le verifiche del caso con Bluetooth eccetera eccetera. Visto che Bluetooth non funziona, ci ho provato e penso che la strada migliore sia quella di prendere tutto sto malloppo, toglierlo via e liberare qui dentro. Respira caldo, en la...